panorami, scorci prospettici, chiese, parchi e campagne, istantanee di una Sardegna forse considerata minore, ma che è l'espressione dello spirito autentico dei suoi abitanti. La Sardegna dei borghi è la quintessenza della cultura che il mondo ci invidia, e forse non è un caso che questo tesoro sia tanto apprezzato da chi lo abita e che meriti senz'altro una visita da chi è forestiero. David Herbert Lawrence sosteneva che la Sardegna non ha posti uguali al mondo. Effettivamente la distanza culturale di un osservatore straniero può essere d'aiuto per cogliere e apprezzare stili, forme e tradizioni. Così l'occhio di un visitatore può essere lo specchio migliore in cui riconoscere noi stessi, immagine riflessa per riscoprire gli scorci migliori dell'Ogliastra montana e collinare. Lawrence, nel 1921, a bordo del trenino verde, accompagnato dalla sua sola penna, percorreva l'isola sui binari. Lo attrassero paesi e persone, la loro combinazione e l'architettura popolare. È così che nacque Sea in Sardinia, un'opera che ritrae una Sardegna in bianco e nero, frammenti di un'isola rurale che oggi, a 100 anni di distanza, è in gran parte cambiata. I vagoni su cui Lawrence viaggiò attraversarono questa ferrovia, lo fanno ancora oggi. Le locomotive antiche percorrono i lini, entrano nel paese, sfiorano case e orti, irrompono con lo sbuffo in un tesoro urbano, storico e culturale. Luoghi che conservano la loro bellezza nella forza della ragione umana e la funzione che hanno esercitato, e come la ragione ha saputo governare le loro difficoltà del territorio. I 550 abitanti di Elini convivono con la ferrovia da sempre, con la spontaneità delle sue curve, esempio mirabile di adattamento al territorio. Sono rotaie che sfiorano orti e uliveti, che lambiscono la farmacia e il municipio, sottolineate dalla stazione del trenino verde, che quando arriva a Elini si ferma per una sosta che oggi serve a mostrare il paese ai turisti. Nella storia era luogo di partenza o arrivo verso altri centri urbani o semplicemente verso le campagne. Costruito a 480 metri sopra il livello del mare, il paese ha disposto le sue abitazioni sull'anfiteatro della collina. La maggior parte saranno illuminate dal sole che sorge dalla costa tirrenica. Per la sua posizione, nella storia, il territorio di Elini è sempre stato terra di agricoltori e allevatori. Per questo motivo gli abitanti sono circondati da orti e zone coltivate, ricche di ulivi secolari, con un patto di fedeltà alla natura che continua ancora oggi. Elini è un esempio di come l'Arcadia dei borghi montani può sopravvivere alle trasformazioni sociali. Un sapiente rispetto dell'architettura insieme a un intervento di recupero che ha coinvolto quasi l'intero centro storico e ha restituito a Elini l'antica bellezza, consentendo ai suoi abitanti di restare fieramente ancorati alle proprie radici. Tra gli edifici che svettano c'è la chiesa di San Gavino che si inserisce nell'architettura del paese. L'edificio dedicato al martire, patrono di Elini, ha un aspetto esterno sobrio. Secondo un'antica leggenda popolare, San Gavino avrebbe salvato gli abitanti dalla piena del Flumendosa, deviando il corso delle acque. I festeggiamenti in onore del santo si svolgono il 25 ottobre, giorno in cui la sua statua viene portata in processione per le vie del paese, accompagnata dal melodioso suono delle launeddas. È un patrimonio storico, artistico e culturale che stringe in un unico abbraccio tra territorio e popolazione. Riscoprire i borghi significa anche rivalutare il rapporto tra uomo e natura, sapori antichi e stili di vita più equilibrati e consapevoli. È la chiave dei piccoli centri urbani che cercano di conciliare tradizione e innovazione. Credenze e usanze popolari hanno sempre avuto una rilevanza speciale ai Elini. Tra le tradizioni più antiche troviamo quelle legate alla processione della Beata Vergine del Monte Carmelo. I riti in suo onore si svolgono ogni anno a partire dal terzo sabato del mese di luglio e rappresentano la festa principale del paese. La festa ha origini antichissime e conserva ancora oggi molte delle tradizioni del passato. È una ricorrenza fortemente sentita dagli elinesi, ma anche dagli abitanti dei paesi limitrofi, che partecipano alla cerimonia religiosa nella suggestiva oasi naturale del Parco Carmine. Qui gli antenati degli elinesi edificarono una chiesetta campestre dedicata alla Madonna. L'antica chiesetta ha subito nel corso del tempo diversi lavori di ristrutturazione che ne hanno radicalmente cambiato l'aspetto, ma non l'attrazione che per essa hanno i fedeli.
Il Parco Carmine, con i suoi rigogliosi lecci secolari, le numerose specie botaniche, le fresche acque delle sorgenti, le aree picnic attrezzate, è un vero angolo di paradiso per il quale gli abitanti di Elini hanno un rispetto e un amore speciale. Il paese, anche per la particolare morfologia del territorio, conserva quasi intatta la sua atmosfera. Un nucleo originario dove si concentrano il municipio, la chiesa parrocchiale, le scuole e la fontana nella quale le donne usavano lavare i panni. L'acqua che sgorgava da Fontana Manna ha costituito per anni il luogo di incontro. Situata poco distante dal centro abitato, ha sempre rappresentato per Elini una notevole risorsa. Oggi Elini si presenta moderno, con case e villette nuove. Piccoli e importanti segnali di cambiamento si cominciano a vedere ed è ancora attraversato dalla linea ferroviaria Arbatax-Mandas, oggi utilizzata esclusivamente per i servizi turistici del Trenino Verde. Costruita a fine 800 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna e inaugurata col nome di Elini il Bono il 1 aprile 1893, fu destinata a partire dal 16 giugno 1997 all'esclusivo impiego per il traffico turistico legato al progetto Trenino Verde, fatto che comportò la cessazione di ogni servizio di trasporto pubblico nella stazione. Tutt'intorno le campagne e il bosco, gli orti e gli uliveti, terrazzamenti coltivati che ancora oggi usufruiscono delle generose acque del rio Ceresias, affluente nel rio Perdarubia, che arriva poi fino a Baunugi. La Sagra dei Sanguliji Buddha è la manifestazione più importante di Elini, di solito organizzata nel mese di agosto. La festa del cibo è dedicata alla tipica focaccia elinese, sanguli, a base di zucchine, cipolle, pomodori, lardo, olio d'oliva e formaggio fresco salato. Particolarmente interessante è il metodo di cottura. L'impasto, diviso in piccole porzioni, viene steso su foglie di cavolo e cotto nel forno a legna. Sanguli è un piatto povero, preparato dalle massaie per sfruttare quello che producevano negli orti e sfamare le famiglie. Questa focaccia viene riproposta durante la sagra e coinvolge tutti gli abitanti nella preparazione di questo e di altri piatti tipici come gli insaccati, gli arrosti, i formaggi e i dolci rigorosamente da gustare con ingredienti locali. Sfilate folk ed esibizioni di gruppi etnomusicali completano la sagra, che fa della tradizione e dei sapori semplici la sua unicità. Per continuare il cammino nella bellezza di Elini, l'appuntamento è con i luoghi del futuro che tutti gli elinesi potranno vivere come centri della loro cultura. La Casa Museo e il Museo Ferroviario, candidati a diventare templi della storia. Le attività scolastiche, religiose e agricole che testimoniano il sentimento di identità del paese. Qui, ogni anno, si rinnovano instancabili i riti e gli eventi suggestivi legati alla storia delle tradizioni popolari e spirituali, grazie all'infaticabile attività dei cittadini che si adoperano creando e promuovendo appuntamenti tra cultura e tradizione, rivelano antiche usanze di una civiltà che vuole mantenere intatti i legami con le sue origini.